Buongiorno a tutti, questa mattina siamo stati io e mio amico Roberto qua su Brentonico al GAB per provare questo aereosino bianco e rosso e anche quello lì che già avevo provato una volta, però è stato bello anche oggi. Ho fatto abbastanza bello volo. Dice Roberto, che mi dice? Allora, una considerazione. Tenere più alta possibile l'elica perché non tocchi sotto. Sì. Allora qui invece che rastremarlo giù, qui sarei entrato via diritto e l'avrei rastremato tutto da di sotto in maniera che potevo guadagnare 2 centimetri. Sì. Di centro dell'elica, alzarmi di 2 centimetri l'elica, poi abbassare un po' queste qua di dietro. Uh-huh. Abbassare un po' questi di dietro, abbassare anche un pochettino questo qua, perché deve atterrare un po' così l'aereo. Certo. Così. Allora quello di dietro dobbiamo abbassarlo un po', in maniera che quando atterra abbia questo equilibrio qua. Allora, prima taglierei quelli di dietro. Almeno che un centimetro almeno? Un centimetro almeno taglierei quello di dietro. Quello di dietro. Che deve poggiare su quello di dietro e dopo poggiare su quello davanti, alla fine, quando ha già rallentato. Bravo! Solo quel problema del carrello, perché il carrello davanti non è ammortizzato. No. Allora deve per forza atterrare su quello di dietro, davanti deve solo quando lo poggia, ma non atterrare su quello davanti. È come è successo oggi, ad esempio. È così. Quindi diciamo che come robustezza laterale è molto più robusto, che tiene bene. Quello che tiene bene, sì. Invece questo qua è da sistemare qualcosa, però il volo è... Il volo è perfetto. È perfetto, il volo è...